Una giornata di speranza con qualche riflessione sul fatto che questo risultato poteva essere ottenuto anche in tempi molto più brevi. Nel giorno dei sorrisi, la punta amara viene dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il suo è uno sguardo sul simbolo della Basilica di San Marco, l'anno scorso flagellata dall'acqua granda. Si poteva fare prima una riflessione che diventa dibattito. Molto probabilmente qualche tempo fa, durante il periodo dell'acqua granda, forse si sarebbe potuto e dovuto tentare, se non di alzare tutti i cassoni perché non era completato al 100%, ma già alzando quelli esistenti magari si sarebbe potuta evitare o comunque contenere. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è tra i primi ad annunciare: la basilica oggi è asciutta, ma anche per lui sono stati persi troppi anni. Io dico sì, doveva. È stata una carenza inaccettabile. Non è pensabile che siamo rimasti quasi anni immobili con le paratoie immerse all'interno delle bocche di porto senza fare quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo dovuto aspettare l'acqua grande, non è bastata neanche quella che è arrivata a ottobre del 2018. Abbiamo dovuto aspettare la tragedia dell'anno scorso che si è verificata a novembre del 2019 per avere questa accelerata. Queste sono cose incredibili. Anche perché il simbolo di Venezia rimane comunque in difficoltà per una quota d'acqua che va da 88 centimetri in su. E questo resta un problema. Dal PD l'invito a guardare al futuro. Tutto questo deve essere lasciato alle spalle. Le immagini di oggi sono immagini importanti, sia per Venezia, ma per la nostra nazione e il mondo intero. Si deve ora lavorare con celerità per finire l'opera. Bisogna che tutte le autorità, che sono molteplici, collaborino al massimo per appunto finire i lavori, garantire la giusta e ordinaria manutenzione. Ci saranno altre prove da fare, altre situazioni, però io credo che dobbiamo aver fiducia in questo primo esperimento, chiedere che se ne facciano tutti quelli che sono possibili per arrivare il più rapidamente possibile senza aspettare il 31 dicembre dell'anno a venire. Resta una giornata storica per Venezia che, Covid a parte, può tornare a dire ai suoi turisti: ora la città è protetta. Lanciare un messaggio di questo genere a livello nazionale, a livello europeo e soprattutto a livello internazionale significa far sì che i turisti possano tornare in sicurezza.